Buonasera Commodori, vediamo stasera l'altra versione del multiplayer. Abbiamo visto nell'altro video come si fa una wing, e cioè giocare fino a quattro giocatori, ognuno con la propria nave, e fare delle missioni specifiche. Oggi invece vediamo come giocare sulla stessa nave. In questo caso abbiamo come ospite il comandante Tulliose. Buonasera Tulliose. Buonasera, comandante. E lo inviterò sulla mia nave, in questo caso vedete un'anaconda. Per fare un po' di esplorazione spaziale. Multiplayer è possibile fare esplorazione spaziale, combattimento, quindi bounty hunting, che è cacciatori di pirate, oppure mining. Questa nave io l'ho affittata per l'esplorazione spaziale, quindi una volta che inviterò Commodoro Tulliose sulla mia nave, lui si ritroverà nella postazione da gunner, dove potrà sparare le sonde sui pianeti. È importante, fondamentale, essere amici, e ovviamente già lo siamo con Comandante Tulliose, ed essere sullo stesso server. Vieni tu su Filairone. Sono dentro. Ok, allora do un attimo di tempo al sistema per aggiornarsi e ti invito subito nella mia nave. Ok, io seleziono Tulliose. In questo caso vedete, io ho invite to crew disponibile, perché questa astronave ha dei posti. Se io avessi un'astronave piccolina non avrei questa opzione, non potrei invitarlo. In questo caso clicco qua. E qui posso scegliere Bounty Hunting. Ah, Piracy, è possibile fare anche i pirati. Mentor, semplicemente insegnare a giocare a un giocatore. Xeno Hunting, Xeno Research o Further Activities. Su Further Activities, vedete, c'è Mining, Exploration e Smuggling. Io seleziono Esplorazione. Ti dovrebbe essere arrivato, Tullios. Ok. Vai su Invites, Commander Filairone, clicca su OK. E ora lui ti teletrasporta sulla mia nave. Sì. E E te puoi scegliere Gunner. ciò Gunner. Sì, c'è solo quello. Eccolo lì. E ora vedi, io sono alla tua sinistra. Non so se puoi muovere col mouse la testa, mi vedresti lì a sinistra. No, eccomi là davanti, mi vedi? Sì, ti vedo. Sì, brutto Perfetto. pelato. Sono io, Ma l'originale. non ho potuto scegliere. No, perché adesso te devi guardare in basso. Se non sbaglio, menu numero 3. Al Sulla solito, tastiera. sì. Eccolo lì. E ora puoi selezionare Gunner. Clicca Enter Role. Perfetto. E ora, se guardi i tuoi fire groups, ok, lui ti spiega, usa mouse 3 per... C'è da vedere come sono assegnati i tasti. Vai sui fire group e te c'hai i miei... Vedi, Composition Scanner e Detail Surface Scanner. Quindi quello che dovrai premere è quello numero 1. Che però c'è da vedere Ok. nelle opzioni qual è. Te adesso prova a esci di qua e prova a mettere premere il tasto 3 del mouse, cioè la rotellina del mouse, premila una volta che sei uscito da questo menu. Vedi, ti fa la visuale esterna. In questo caso, ora che hai la visuale esterna, l'anaconda la sto pilotando io, mi sto avvicinando a quel pianeta davanti a noi e tu dovresti poterlo mappare una volta che siamo vicini. Vedi, ti dice Primary Surface Scanner, per ora siamo ancora out of range. Momento in cui siamo vicini, te dovresti poterlo mappare. Facciamo la prova. Eccolo Roger. lì, perfetto, vai, mappalo. E in questo momento vedo che stai lanciando. Tutto. Così. Perfetto. Secondo me ci siamo quasi. Forse l'ultimo a destra dovremmo fare. Io nel frattempo gioco con la fricamera. E così ci becchiamo un po' di bonus per il mapping. Fammi vedere se ti trovo. Come prima, fuori? Sì. Non ti vedo. Di che colore è la tua tuta? Nera, scura? Nera. Ti vedo a malapena. Come cambiare i colori qua. Perfetto. E Finito. abbiamo preso anche l'efficiency target bonus. Grande. Quindi lul ce l'ho io. Sì, ti intravedo piccolino piccolino, ma ti vedo. Vabbè, grande. Sostanzialmente era questo quello che volevo far vedere.
che è come fare il multiplayer, perché in questo caso se tu adesso premi ESC, cioè no scusami, menu 2, che è quello per cui hai accettato il multiplayer, vai su gli omini, cioè la terza scheda, ora vai su multi crew option, ok, clicca e fai leave crew, lascia la crew. Rispedito. Ora è arrivato. Ok. Quindi io devo andare, dove, eccolo qua, Commander Melchiorre, multicrew. Accetta. E ora vengo automaticamente teletrasportato alla tua nave. Bella. Ah, è quella Hawaii. O Brasil. È la Krait. Aspetta, vediamo se riesco a girarmi a vederti. Io ti vedo. Non sono purtroppo con l'Oculus, ma vedo il tuo avatar. Sono alla tua destra, sono. Sì, sì, ho visto le gambe. Tutina riesci... bianca anche tu. Eh sì, se riesci a girarti vedi la mia pelata. Allora, potrebbe essere interessante andare a vedere quel pianetino che ho segnato oggi. Allora, io ti vedo come idle. Devi scendere su Gunner, selezionarlo e occupare la posizione. È vero, ero a idle. Ora sono Gunner. Che differenza c'è fra idle e Gunner? Idle è la semplice posizione di ospite. Okay. Gunner, entri in modalità comandi le torrette e poi c'è la possibilità di scendere sull'SRV oppure sul fighter. Che meraviglia. Quindi ora che ho scelto Gunner, in effetti lui mi dà il completo controllo sui Fragment Cannon, tutti e tre, esatto. Kill Wall Anti-Scanner, Frame Shift Wake Scanner, Composition e Detail Surface Scanner, che è quello che ci interessa. Ok, dovrei aver settato tutto. Sì, ce l'ho fatta settare. Fammi vedere. Ok, che particolarità c'ha questa luna? Occhiata al monitor e prova a tirare a caso. Un probe? No. Solo guardando il monitor dovresti un po' intuire che tipo di particolarità potrebbe avere atterrare su quella luna qua. Cioè, è tutta acqua, sembrerebbe. No, il pianeta è un... O è un gassoso o adesso non mi ricordo, mi sembra che abbia un'atmosfera fitta, ma la luna, ecco, che la luna è minuscola, sembra un po' una cacca, è veloce, cacchio. Sì, non siamo noi a muoversi. Allora adesso è a zero ancora. Sì, ho appena acceso. Dunque, porca vacca, io immagino velocissima, che atterrando sulla parte che dà verso il pianeta dovresti vedere il pianeta che ti gira velocissimo. Fico, proviamo. Ok, trazione gravitazionale è giusta, spero. Mi chiamare il pianeta come si muove adesso che sei. Sì, fa impressione. Allora, noi dobbiamo andare dall'altra parte. Attratto la luna, dovrebbe essere più semplice, giusto? Sì. Una volta che io sono dentro il campo gravitazionale non ho più paura di essere investito dal pianeta. È come una mosca in una macchina. Sì, non è molto fine come esempio, ma... Orrende. Allora. Allora, vediamo se riusciamo a capirci per bene. Che meraviglia, però bella. Non vedo più il pianeta, però. È alla tua sinistra.
Ah no, ok, il pianeta no, la luna è alla tua sinistra, scusami. Io dovrei riuscire ad atterrare dando la faccia al pianeta, perché sennò se siamo dall'altra parte. Sì, è giusto, il pianeta è in ombra, ma siamo nel lato giusto. Ok, dovrei essere a posto così. Sì. Un po' complicato da capire, ma sì, fra poco lo vediamo in luce. Un bel posticino. No, dovevo mettere l'oculus, so che per i tutorial non va bene perché viene il mal di mare, però è bello. Come gira. Ma voglio fare l'alba e il tramonto. Eccolo. Melancolia. Mica figata. Bellissimo. Ah, aspetta, avevo primary e secondary fire settati sul mouse, non so perché. Ok. Quindi può darsi fosse quello il problema. Ok, ora va. Allora bisogna sparare dietro. Ti ho lasciato il più facile. Dovrebbe essere maledetto. Vediamo se l'ho tirato bene questo. È una questione di risettare i tasti. Io pensavo fosse in automatico come quando lo uso normalmente. Invece no, vanno risettati tutti i comandi su Multicrew. Wow. Anche se ora siamo in ombra rispetto al sole, però Giro. eccoci qua. Fammi vedere, Sparv, no, Sparv, sì, c'hai la tuta nera, sei in ombra con la tuta nera, sei No, blu. non sono in tuta nera, sono ho la mia tuta dorata. Guarda Ah, che roba. Guarda ok, che roba. Oi. perfetto. C'è un'interdiction. Ok, che fa? Si combatte? Non lo so se siamo settati. Sì, ce la facciamo anche combattendo, volendo. Come vuoi. Ci proviamo, dai. Va Via. bene, allora aspetta. Metto. Submission. Sparo, ha già il caccia libero. Ah, io mi butto col Vai. caccia allora. Ah, uno dei due. È Ah, uguale. mio, sono usciti, siamo usciti entrambi. Vabbè. No, io forse no. Vai te, io gli Vado. sparo. Tu sei in Sì. Io gunner. sono in gunner, quindi è vero. Fammi provare a sparare. Oh, perché non mi spara? Sì, non mi spara nemmeno a me. I tasti ho dovuto risettarli. Ma chi è il nemico? Non lo sto vedendo in giro. Questo qua è un Tizio. wanted. Ma perché non mi... Taipan? No, eccolo lì, Surge. Cobra, ok. Un Mark Scusate, 4. ok, ci sono. Vai. No fire group defined. Ce Ok. ne dovesse avere un altro. Credo che l'altro se la sia data a gambe. Sì, c'è un eggwake. Rientro. Bello che ce l'hanno già interdetto loro anche, tra l'altro. Aspetta, ora dovrei essere riuscito a mettere fire group. Dov'è? Cosa? Il tizio è andato. Non ce n'è un altro? No, se l'è dato a gambe. Ok. Niente, non sono riuscito a sparare neanche un colpo. Ma dopo lo facciamo anche. Vabbè, l'importante era...
Figata, però voglio giocarci con l'Oculus perché è tutta un'altra cosa. Oh, madonna. Almeno vi vedo in faccia. Entro. Aspetta che esca Odyssey, che dopo cammini dentro la nave. Ma non si può giocare col casco. L'hanno già dichiarata? Sì. Minchia. Quello è davvero un peccato, cioè. Sì, immagino che sarebbe uno sforzo per le macchine non da poco, però. Dai, cioè, come ce la fanno Man's Sky, ce la potrebbero fare anche loro. Impegnandosi. Allora fammi fare un primo piano su Sparv. E mi giro zitto. Tanto sei tutto. No, io ti vedo nudo, nero. Dopo una giornata di lavoro capita. Bene, Comodori, questi erano dei piccoli esempi di multiplayer. Nel primo caso col Commodoro Tulliose abbiamo fatto un po' di esplorazione spaziale, poi con Capitan Melchiorre siamo andati a vedere la Luna che gira velocissimamente intorno a quel pianeta, e poi si è unito anche Sparv, con la quale abbiamo abbattuto un nemico. Ci sono un sacco di modalità ulteriori che non abbiamo affrontato in questo caso nel multiplayer, tra cui anche il CQC, che è un'arena dove siamo di nuovo ognuno con la propria storia nave, ma o tutti contro tutti o in squadra. A questo punto ne faccio un altro di tutorial dove vi faccio vedere un po' di scozzi che facciamo fra di noi. Quindi ci vediamo alla prossima, grazie della pazienza per aver seguito il video, ciao!